Buonasera a tutti, ben ritrovati con Passioni e Politica. L'ospite di oggi è Ivan Ferrucci, buonasera, che è un Buonasera. consigliere regionale del Partito Democratico, ma è soprattutto dal 5 luglio scorso il nuovo segretario regionale del PD. E sono molto contenta di parlare con lui perché oggi, tra l'altro, è una giornata importante. Proprio in questi giorni il Consiglio regionale affronterà uno dei provvedimenti principali, no, di questo mandato del Presidente della Regione Enrico Rossi. E cioè la variante al PIT, al piano di indirizzo territoriale, che consentirà di aprire le procedure per il potenziamento dell'aeroporto di Peretola e tutta la riqualificazione della Piana Fiorentina, con la creazione anche di un grande polmone verde, di un parco che in qualche modo mitighi, diciamo, l'impatto delle infrastrutture che gravano su questa parte del territorio. Non sto parlando solo dell'aeroporto, ma anche dell'autostrada, aree industriali e così via. Allora, domani ci sarà la prima seduta del Consiglio regionale dedicata a questa pratica. Ci sono stati momenti di tensione in commissione per l'approvazione di questi provvedimenti, c'è una parte del PD che non è d'accordo, sono sei consiglieri del PD e altre forze politiche della maggioranza che non sono d'accordo su questo provvedimento. Come state affrontando? Sarà possibile, secondo lei, raggiungere un accordo e varare all'unanimità questo provvedimento? Ma io penso che si sta lavorando nella giusta direzione perché la maggioranza sia, come dire, in condizioni di votare il PIT domani o domani l'altro in Consiglio regionale. E non c'è dubbio che tensioni ci sono, anche perché è una scelta che da tanti anni la discussione è aperta e ora finalmente è arrivata nell'aula del Consiglio regionale. Innanzitutto l'obiettivo è quello di dare uno strumento, come dire, definito alla discussione che poi si aprirà, perché quello che si vota non è, come dire, la No, realizzazione no, è certo. dell'aeroporto, ma di No, fatto è una pratica urbanistica, tra esatto, una l'altro. variazione dello strumento urbanistico della regione, e che è l'atto che avvia di fatto poi la discussione. E soprattutto non c'è solo, appunto, come hai ricordato, la questione delle infrastrutture aeroportuali, ma per la prima volta viene definito il parco della Piana, che da tanti anni se ne parla e che non era mai stato definito sul piano urbanistico. Ecco, ma appunto, voi vi state confrontando, ma voglio dire, dopo tante discussioni, era proprio necessario, cioè siamo arrivati comunque al Lì momento di votare, ci sono ci delle sono delle questioni diffidenze. che sono aperte, che secondo me non sono legate tanto all'atto, ma quanto alla fase successiva. Ad esempio, ci sono qualche consigliere che sostiene di fare un approfondimento, e penso anche giusto, ma che non è legato all'atto urbanistico, che è quello della holding, di capire il Del piano piano industriale. industriale, come si integra con l'aeroporto di Pisa. E devo dire che anche io stesso ne sono interessato, non è che sia un argomento di poco conto. Altri invece hanno una perplessità rispetto all'impatto della realizzazione della pista e dell'aeroporto rispetto a tutta l'area che riguarda questa parte della Toscana. Prato ha molte perplessità, anzi contrarietà a questo, rispetto all'ubificazione di come viene realizzata la pista. Sono tutte questioni che si stanno affrontando da diversi mesi. Non penso che siano questioni che non possono continuare ad essere affrontate a prescindere anche dall'atto di domani. Capisco Anche che perché poi l'aeroporto non può però. essere chiuso, cioè No, chiedo, credo esatto, che ci sia una non è concessione ventennale, no, esatto. all'ADF, quindi Da per una parte è 20 anni questo. comunque c'è. No, ma poi oltretutto l'atto che si approverà domani o domani l'altro il Consiglio regionale prevede anche tutto un iter di osservazione prima dell'adozione, e che comunque, insomma, sarà un'ulteriore fase di discussione e di approfondimento, come quella della questione anche dell'impatto sanitario e soprattutto anche della realizzazione di queste infrastrutture rispetto alla mobilità nel suo insieme. Generale, Infatti si sta certo. parlando
del prolungamento della tranvia, di una linea nuova che riguardi anche la Piana Fiorentina e non solo il Comune di Firenze. Sono questioni complesse che però, secondo me, denotano anche il coraggio, la capacità nostra di affrontarle nel merito, perché questo può essere una delle risposte concrete per far uscire la nostra regione dalla crisi. Il presidente della regione ha detto che o passa il provvedimento, si dimette tutti a casa, si torna a votare. Ma ha posto una questione di fondo, perché c'erano state anche queste uscite da parte del PDL come disponibile ad provare anche nel caso in cui la maggioranza non fosse in condizione di farlo. Per cui il Presidente ha risposto innanzitutto anche a questo, ma poi ha anche richiamato anche la coalizione, anche rispetto ad un passaggio così importante, visto anche la valenza della scelta che può avere sul programma complessivo che abbiamo a portare avanti. È una questione ovviamente anche di credibilità, e io penso che su questo in queste ore si può lavorare per cercare di arrivare a quell'obiettivo e al tempo stesso anche di affrontare le questioni che sono ancora aperte e che non sono, come dire, esaustive poi nell'atto che si approverà. Certo, è un inizio, allora va bene. Parliamo invece a questo punto di politica. Allora, il 5 luglio è arrivata questa elezione alla segreteria regionale, il storico segretario regionale Giulia. Manciulli ci ha salutato con grande emozione. Lei fin dall'inizio si è proposto anche come un traghettatore, cioè si va, potrebbe essere anche un incarico che termina al prossimo congresso regionale che sarà in autunno. Ecco, lei comunque come sta affrontando questo momento di preparazione di un congresso regionale che potrebbe anche appunto individuare un'altra persona? Ma io la sto affrontando con la consapevolezza che il mio compito finisce al congresso, ma con la determinazione per cercare di dare un contributo concreto alla discussione congressuale. Ecco perché ho detto i due appuntamenti del seminario sulla questione del riordino delle funzioni istituzionali e l'altra successivamente la conferenza programmatica. In un primo tempo si pensava di farla a luglio, non ce l'abbiamo fatta, si farà a settembre per prepararla meglio. E che possono essere due, e che devono essere due appuntamenti di contributo alla discussione congressuale. Non sono tra quelli che sostiene che si debba demandare il tutto ai singoli candidati Cioè che nelle ognuno se la proposte. gestisca No, che anche faccia perché la io sua vedo che al di proposta. là delle etichette che ciascuno di noi ha, renziani, antirenziani, bersaniani, eccetera, quando si discute di merito delle cose, vedi l'aeroporto, la discussione è trasversale all'etichetta con cui Certo. uno si presenta. E dall'altra è anche quella di vedere, e questo è stato il senso anche rivolto a Dario, di non precostituire il confronto congressuale, ma aspettare prima una discussione di merito e poi valutare se ci sono candidature che possono abbracciare un'ampia realtà come quella del PD. Secondo me essersi presentati invece etichettamente come corrente, che su questo poi ci si muove, secondo me indebolisce la discussione, e casomai quello che si dice al nazionale poi di fatto poi si commette l'errore anche noi Sì, a perché livello dall'altro non mi sembra regionale. che l'elettorato questa divisione in correnti l'apprezzi, Ma io guarda, io sto facendo diverse iniziative nelle dall'altro. feste e le questioni che ci vengono poste riguardano soprattutto la situazione sociale e economica del paese. E soprattutto anche di fronte a un dibattito interno diventa ancora più sterile e non capibile rispetto a quello che invece il Paese ha da affrontare. Siccome noi abbiamo le principali risorse umane nella nostra regione, perché a detta di sondaggi ci sta il miglior sindaco d'Italia, il miglior presidente della regione, poi c'è anche il presidente del Consiglio, espressione di questi territori, bisognerebbe avere più credibilità noi nel nostro territorio per essere più credibili anche a livello nazionale. Il senso della mia proposta è tutta qui. Vedo che però purtroppo si insiste, vediamo se si riesce a recuperarla nelle prossime settimane. Perché per fare un esempio, sia io che il Parrini, ma comunque altri che non siamo tutti definiti renziani, sull'aeroporto siamo d'accordo. Allora, come si vede, Sì, quando questa si è una entra poi nelle questione su cui questioni. appunto, il sindaco Renzi e tutti Esatto. coloro che comunque appartengono, diciamo, si identificano nel suo nuovo modo di, nel suo progetto politico, su Esatto. questa cosa non la mettono in discussione assolutamente. Ma se le venisse chiesto di proseguire l'incarico di segretario regionale, cioè di presentarsi anche al congresso regionale, poi
Ma io, come ho detto, questo non dipende da me, dipende dai segretari di circoli, dai sindaci, dai segretari provinciali a fare una valutazione di questo tipo. Ho visto che nel caso di là la valutazione è stata semplicemente di corrente per la definizione della candidatura. Io non sono in questo modo, spettano Ma lei ha un confronto appunti ad con altri. Dario Parrini, che è appunto il Ah, deputato più di che ala volentieri. renziana, che era già per l'assemblea del 5 luglio, era stata ipotizzata una sua candidatura, poi a quel punto lì invece c'è stata la decisione di andare alla candidatura unitaria. Come lei si è mai confrontato con Parrini? Ma io le poche volte che ci siamo confrontati, nel senso dell'iniziativa, come nei giorni scorsi in una festa del PD, è stato abbastanza positivo dal mio punto di vista, anche perché ho dimostrato che le questioni di merito poi sono trasversali, perché poi non è questo il Certo. punto. E a maggior ragione ho posto la questione che quando si vuole discutere allora non di unanimismo, ma di unitarietà, che è un'altra cosa. Bisognerebbe che ci siano delle condizioni univoche, non che uno parte così e si candida in base ad una corrente, perché poi innesca un meccanismo che poi non si sa dove ci può portare. Io sto cercando ancora, fino a che il quadro delle regole della convocazione del congresso non è ancora definita, di cercare di ragionare in questi termini qui. Mi dispiace invece ragionare più per correnti, che non è una mia scelta, ma vedo. È una scelta fatta da altri, paradossalmente dicendo che non sono una corrente, oltretutto. Tra l'altro, a volte c'è anche una rappresentazione dei mezzi di informazione, che magari non è detto che Certo. corrisponde esattamente alla realtà, una semplificazione che poi magari. La brevissima interruzione, poi torniamo a parlare con Ivan Ferrucci. Ciao.